Buongiorno a tutti e benvenuti al webinar di questa mattina. L'oggetto del webinar è procedure di acquisto tramite Consip alla luce delle recenti disposizioni normative. Allora, chiedo a tutti gli utenti un primo feedback audio-video. Segnalate, utilizzando la chat che abbiamo rinominato assistenza tecnica, eventuali problematiche. Provvederemo a rispondervi utilizzando la chat privata. Chat che potete utilizzare anche per porre domande, come già sapete, quindi durante il corso del webinar, nel caso in cui ci fossero domande, provvederemo a dare una risposta o, come di consueto, nell'ultima parte, di solito nell'ultima mezz'ora. Allora, il materiale di oggi sarà a vostra disposizione a partire da domani, quindi slide, registrazioni video. I relatori di oggi saranno il dottor Claudio Lucidi, esperto IFEL in materia di appalti, e la dottoressa Tiziana Cillepi, account manager in Consip SPA, direzione programma razionalizzazione acquisti pubblica amministrazione, area promozioni pubbliche amministrazioni nord-est. Allora, io non rubo altro tempo e lascio la parola al dottor Lucidi e auguro a tutti gli utenti un buon proseguimento. Prego, Claudio. Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati. Allora, questa mattina approfitteremo della presenza della dottoressa Cillepi per Consip, che ringrazio ovviamente per aver accettato l'invito a questa illustrazione, a questo focus specifico, e approfitteremo della presenza della dottoressa per focalizzare la discussione e l'esposizione sulle modalità di acquisto tramite Consip, quindi non tanto tramite soggetti aggregatori in maniera generica, quanto proprio tramite Consip e quindi attraverso gli strumenti messi a disposizione di Consip che vanno dal mercato elettronico alle convenzioni, eccetera, come meglio poi potrà esporre sicuramente meglio di me la dottoressa Cillepi. Di cosa parliamo nello specifico? Qual è il contorno di carattere normativo che caratterizza, diciamo, questo approfondimento che stiamo andando a fare? Ovviamente, quando parliamo di Consip, dobbiamo inquadrare la materia all'interno del ragionamento più ampio legato a questa, alla riforma introdotta, la riforma che si vuole attuare con il nuovo codice dei contratti relativa a queste forme di acquisti centralizzati mediante centralizzazione delle procedure e aggregazione della domanda. E il riferimento, ovviamente, adesso lo vedremo nello specifico, all'articolo 37 del nuovo codice dei contratti. Nel previgente codice, il problema della centralizzazione e aggregazione era affrontato, diciamo, in maniera un po' così sporadica da parte, del legislatore, nel senso che ovviamente individuava in realtà ormai già più operative per beni e servizi in Consip e qualche centrale di committenza regionale i soggetti a cui, diciamo, fa svolgere attività di acquisizione in determinate categorie merceologiche, ma al tempo stesso introduceva l'obbligo di costituire centrali di committenza anche da parte dei comuni, in modo particolare dei comuni più piccoli. Obbligo che in qualche maniera è riaffermato oggi con il nuovo codice, ma poi vedremo in che maniera, in che cosa si diversifica rispetto al previgente. Quindi la costituzione delle centrali di committenza era del tutto facoltativa nel previgente codice, salvo che se non si costituiva una centrale di committenza, comunque si sarebbe obbligato il comune, in modo particolare il comune non grande, sarebbe stato obbligato a rivolgersi a centrali di committenza esistenti operative. Il processo di centralizzazione e di aggregazione degli acquisti, come sappiamo, trova, diciamo, la sua prima disciplina nell'ambito delle leggi di stabilità, a partire dall'articolo 26 della 488 del 99 e più in particolare nelle leggi settoriali emanate in materia di spending review, esterne quindi al codice dei contratti e poi, ripeto, su cui si è incardinato l'articolo 33,3 bis del previgente decreto legislativo 163. Praticamente
Praticamente queste norme settoriali costituiscono una sorta di sistema parallela del codice dei contratti e del suo regolamento di attuazione, non sempre ovviamente coordinati tra di loro queste norme, tant'è vero che ci troviamo di fronte a una situazione abbastanza variegata. Con la legge 488, per chi... un attimo solo che io nel frattempo devo anche... con la legge 488 si introduce l'istituto della convenzione quadro che vincola l'impresa prescelta ad accettare fino a concorrenza di una certa quantità massima ordinativi di fornitori di beni e servizi richiesti dalle pubbliche amministrazioni. Quindi in prima modalità è attraverso le convenzioni quadro. Il compito di stipulare queste convenzioni veniva assegnato sempre in base alla legge alla Consip, quindi le pubbliche amministrazioni debbono ricorrere alle convenzioni stipulate come sopra, ovvero se intendono svolgere procedure autonome, devono utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili con le stesse. Quindi, diciamo, questo era l'obiettivo della convenzione quadro. Col DPR 101 e poi, diciamo, di nuovo la legge 296 si istituisce, si rafforza, si valorizza ulteriormente il MEPA, il mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario. Anche in questo caso le amministrazioni per quei beni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della Consip, ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, quindi si introduce anche la possibilità per altri soggetti di potersi dotare di uno strumento telematico. Con l'articolo 9 del decreto legge 66, convertito con la legge 89, si costituisce e vengono istituiti i soggetti aggregatori. Che sono i soggetti aggregatori? Sono in realtà centrali di committenza. Diciamo, possiamo dire super qualificate, nel senso che sono iscritte in un apposito elenco a numero chiuso tenuto dall'ANAC per un numero massimo di 35 e contemporaneamente si mette mano alla creazione del tavolo dei soggetti aggregatori. Qual è l'obiettivo, lo scopo del tavolo dei soggetti aggregatori? Quello di monitorare le attività di acquisizione per conto di altre pubbliche amministrazioni in determinate categorie e eventualmente verificare se è possibile ampliare le tipologie di categorie merceologiche da far passare attraverso le acquisizioni mediante i soggetti aggregatori. Fanno parte dei soggetti aggregatori la Consip, una centrale di committenza per ciascuna regione ed altri soggetti che ne facciano richieste e dimostrano di possedere i requisiti richiesti. I soggetti aggregatori costituiscono una rete di committenza e tramite l'apposito tavolo dei soggetti aggregatori ogni anno entro il 31 dicembre sono individuate le categorie di beni e servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni italiane tutte debbono obbligatoriamente farvi ricorso per i propri affidamenti. Dicevo, su queste norme previgenti legate soprattutto a degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica e si va a incardinare l'articolo 23 bis del comma 1 del decreto legge 90, sostanzialmente che poi viene recepito con l'articolo 33, comma 3 bis, che stabilisce testualmente che i comuni non capoluogo di provincia, stiamo parlando del previgente, i comuni non capoluogo di provincia debbono procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni di comuni ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile, per chi ci ha seguito, va inteso in maniera tecnica, nel senso che poi è la convenzione che regolamenta i rapporti tra i vari enti, oppure avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo a un soggetto aggregatore o alle province, area vasta, intesa come area vasta. In alternativa, i comuni non capoluogo possono acquisire autonomamente beni e servizi attraverso la Consip o altro soggetto aggregatore di riferimento. Questa era sempre, diciamo, la norma previgente.
Soggetti aggregatori quindi sono soggetti iscritti all'ANAC che comprendono tutte le regioni, la Consip e le province di Vicenza e Perugia. Attualmente sono 32 quelli che si sono qualificati e ogni 3 anni l'ANAC procederà a un aggiornamento dell'elenco dei soggetti aggregatori. Col DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio del 2016, inoltre sono state individuate le categorie merceologiche, le soglie al di sopra delle quali anche i comuni dovranno fare ricorso ai soggetti aggregatori per il loro approvvigionamento. L'obbligatorietà per i comuni di rigore ai soggetti aggregatori è scattata, come voi tutti sapete, il 9 agosto del 2016. Quali sono le categorie merceologiche di prima battuta inserite all'interno della disposizione, in base al quale i comuni sono obbligati di ricorrere ai soggetti aggregatori per le relative acquisizioni? Sono servizi e anche per la prima volta lavori. I servizi sono quelli di vigilanza armata per un importo superiore alla soglia di 40.000 euro. Servizio di pulizia degli immobili, in questo caso quello che fa fede è la soglia comunitaria, che sono 209.000 euro. Il servizio di guardiania, che spesso viene affidato insieme alla vigilanza armata, che sono 40.000 euro. La manutenzione degli immobili e impianti, anche qui oltre 209.000 euro. E il facility management per gli immobili. Queste sono le 5 categorie per i quali occorre procedere mediante soggetti aggregatori che sono, ripeto, Regione, Consip, ovvero la provincia di Perugia e Vicenza, se sono in condizioni di poter, diciamo, esperire per queste categorie le procedure. Altrimenti la norma prevede che le amministrazioni possono rivolgersi ad altre centrali di committenza, soggetti aggregatori, che sono invece si sono già predisposte per fare queste acquisizioni in maniera centralizzata. E quindi su tutta questa, diciamo, complesso di norme previgenti interviene il decreto legislativo 50, l'articolo 37, dove di nuovo introduce il concetto dell'aggregazione e centralizzazione di committenza. E stabilendo al comma 1 alcuni particolari obblighi. Intanto vediamolo velocemente il comma 1. Il comma 1 intanto parla di stazioni appaltanti. Chi sono le stazioni appaltanti? Il primo comma del presente dell'articolo 37 quindi stabilisce innanzitutto l'ambito soggettivo della norma, evidenziando che la stessa si applica alle stazioni appaltanti, così come sono state definite all'articolo 3, lettera O del codice. E che sono quindi, ai sensi, diciamo, delle definizioni, stazioni appaltanti, le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera A, gli enti aggiudicatori di cui alla lettera E, i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera F e altri soggetti di cui alla lettera G. E sempre con riferimento all'articolo 37, sempre facendo riferimento al primo comma, le stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione anche telematici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, eccetera, eccetera. Ecco, questo fermo restando, ovviamente io mi sto concentrando un po' su alcune parti del comma in modo da anche spiegarlo, questo fermo restando richiama tutte quelle cose che abbiamo visto fino adesso. Cioè, richiama sostanzialmente gli obblighi di ricorso alle convenzioni, al MEP, eccetera. Sono sempre quegli obblighi derivanti dall'articolo 1 del comma 449 della legge finanziaria 296 del 2006, l'articolo 1, comma 450 della stessa legge, per i quali vi è l'obbligo per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 della legge 2006, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale
di riferimento. Ora, l'articolo 328 è stato abrogato, quindi i mercati elettronici attualmente, diciamo, operativi sono quelli della Consip, di alcune centrali regionali, però su questo bisogna considerare che a partire dal 2018 poi scatterà l'obbligo per tutti di avvalersi degli strumenti telematici, quindi in qualche maniera prima ci si attrezza e ci si rivolge, e meglio le amministrazioni potranno programmare e fare procedure di affidamento. Sempre con riferimento a quel fermo restando, oltre i commi che dicevo, ci riferiamo anche sempre al comma 455, 456, 457, mediante le quali, insomma, vengono demandate praticamente ai fini, sempre in materia di spending review, il compito di procedere attraverso l'acquisto di beni e servizi, parliamo sempre di beni e servizi, mediante questi strumenti, mercati elettronici. Il comma 1 introduce poi la possibilità, superando in parte il previgente quadro normativo del precedente codice, la possibilità per le amministrazioni, per le stazioni appaltanti, di procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a 40.000 euro, e per i lavori la soglia è alzata perché anche nel decreto legislativo la soglia era stata stabilita a 40.000 euro. Quindi fino a 150.000 per i lavori e fino a 40.000 per le forniture e servizi, le amministrazioni possono procedere direttamente, se intendono effettuare un acquisto, salvo la verifica se l'acquisto del bene non rientri nell'applicazione della normativa di cui abbiamo visto prima. Diciamo, c'è una limitazione di fatto alla possibilità di procedere direttamente autonomamente, prima bisogna verificare se invece è obbligatorio ricorrere al mercato elettronico per determinati beni. Solo laddove non esistono le condizioni, l'amministrazione può procedere direttamente. Successivamente, quindi, l'amministrazione procede direttamente agli acquisti se le forniture e servizi da acquisire sono inferiori a 40.000 euro, e per i lavori a 150.000. In alternativa possono effettuare acquisti sempre nell'ambito di queste soglie utilizzando gli strumenti elettronici messi a disposizione dalle centrali di committenza. Quindi questo è, diciamo, il comma 37. Il comma 2 invece, sempre dell'articolo 37, stabilisce il secondo comma e regola l'ipotesi in cui ci si trova a dover espletare acquisti per soglie superiori a quelle indicate nel primo comma, quindi forniture e servizi superiori a 40.000 euro e inferiori alla soglia di cui all'articolo 35, cioè 209.000 euro, lavori di manutenzione ordinaria di cui l'importo è superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione. In tal caso, essendo necessaria, come detto nel primo comma, la qualificazione, occorre che la stazione appaltante sia qualificata. Se la stazione appaltante è qualificata nella fase transitoria, cioè nella fase transitoria in cui ci troviamo in questo momento, è sufficiente che ci sia l'iscrizione all'AUSA, perché, come voi sapete, il sistema di qualificazione ancora non è stato adottato, approvato il regolamento, il decreto che stabilisce i criteri in base ai quali le stazioni appaltanti si devono qualificare. Per cui nella fase transitoria vale solo l'iscrizione all'AUSA. In tal caso l'amministrazione procede mediante l'utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificata, o nel caso in cui detti strumenti non siano disponibili, per la singola categoria merceologica oggetto dell'acquisto, la stazione appaltante, quindi il comune, può ricorrere a una centrale di committenza, ovvero aggregarsi con altre stazioni appaltanti in possesso, diciamo, della relativa qualificazione, oppure che sono in condizione di poter mettere a disposizione questi strumenti telematici. Quindi, in questo caso, ai sensi del comma 2, interviene anche l'ANAC,
che dice: nel caso in cui la stazione appaltante ricorre allo strumento telematico per esperire procedure anche di tipo competitivo, quindi non solo l'acquisto diretto, ma anche procedure che prevedono un confronto competitivo, ancorché effettuato su una piattaforma telematica, l'ANAC dice che i comuni non hanno bisogno di aggregarsi. Questo è un punto un po' importante, per cui fino a 209.000 euro per fornitori e servizi, fino a 1 milione, che è una soglia abbastanza elevata, per i lavori. Nel caso in cui si utilizzano gli strumenti telematici, non c'è bisogno, non scatta l'obbligo dell'aggregazione di cui all'articolo 37, mi pare, comma 8. Sempre per quanto riguarda, per dare, diciamo, queste informazioni di carattere generale, vi ricordo che il comma 3 dell'articolo 37 stabilisce che le stazioni appaltanti non qualificate quindi possono procedere all'acquisizione di fornitori e servizi e lavori solo ricorrendo alla centrale di committenza o aggregandosi con altre stazioni appaltanti qualificate. E non possono procedere quindi ordinariamente, singolarmente. L'articolo 37 invece, comma 4, e mi avvio, diciamo, alla conclusione. In questo comma sostanzialmente si stabiliscono, in riforma di quanto indicato nel citato articolo 33 del 163, le modalità attraverso cui un comune non capoluogo può effettuare acquisti. Dalla dicitura della norma sembra chiaro che tali tipologie di stazioni appaltanti possono effettuare acquisti solo con le modalità indicate in detto comma. In riferimento al secondo comma, primo periodo, si intende come richiamo al rispetto delle limitazioni ivi stabilite che il comune non capoluogo dovrà osservare con le forme aggregative indicate nel comma in esame. E questo è un po', diciamo, gli altri commi dell'articolo 37, che è un po', diciamo, il contorno all'interno del quale noi stiamo facendo questa discussione, prendono in esame altre situazioni, tra cui la possibilità di esperire appalti in maniera congiunta se una stazione appaltante non è in condizione di non ha, non avrà i, non possederà i requisiti di qualificazione che saranno previsti dal decreto che sarà emanato. Voglio concludere con questa diciamo, specifica sugli strumenti di acquisto e sugli strumenti di negoziazione, quelli che normalmente vengono, diciamo, in analogia si intende per strumento di acquisto diretto gli ordini di acquisto. Anche su questo non è che c'è una norma che stabilisce in maniera precisa che cosa sono gli strumenti di acquisto. È una consuetudine, una prassi dovuta soprattutto a Consip, che ha cominciato a definire in una certa maniera gli strumenti di acquisto diretto e quindi sono poi entrati nella letteratura specialistica perché appunto sono state emanate, credo, con la dottoressa su questo sicuramente potrà essere più precisa, istruzioni, e quindi si parla di ordini di acquisto per caratterizzare gli strumenti di acquisto diretto, cioè che non richiedono un confronto competitivo sostanzialmente. Acquisto il bene o il servizio che è già in vetrina, quindi oppure invece se il ricorso a strumenti che prevedono una procedura competitiva, una negoziazione, che sono le RDO, cioè le richieste di offerte che vengono lanciate sulla piattaforma del soggetto aggregatore, nel nostro caso sulla piattaforma di Consip. Ecco, sulla base, diciamo, di questa introduzione, io do ora subito la parola alla dottoressa rappresentante della Consip, che provvederà lei adesso a illustrare più specificatamente le modalità organizzative e procedurali per avvalersi
appunto del soggetto aggregatore Consip. Prego, dottoressa Scillepi. Dunque, buongiorno a tutti. Sì, partiremo. Il mio intervento ovviamente sarà concentrato sul ruolo di Consip in qualità di centrale di committenza nazionale, soggetto aggregatore a livello nazionale e quindi sul programma di razionalizzazione della spesa pubblica. Come accennava precedentemente il dottor Lucidi, il programma di razionalizzazione della spesa pubblica nasce con la finanziaria del 2000. È un programma totalmente affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale con un successivo decreto ministeriale, quindi stesso nel 2000, ha affidato a Consip la gestione di questo programma. Consip è una società che in realtà nasce prima, nasce nel 97, come società in-house del Ministero dell'Economia e delle Finanze e si occupava di gestire l'informatizzazione di una parte del Ministero, la parte economia e della Corte dei Conti. Successivamente, appunto, con l'entrata in vigore di questo decreto, sia della legge finanziaria e successivamente al decreto ministeriale, Consip inizia a occuparsi del programma di razionalizzazione della spesa pubblica. Gli attori coinvolti all'interno del programma di razionalizzazione della spesa ovviamente sono vari. Sicuramente c'è Consip che agisce sia in qualità di centrale di committenza, ma anche in qualità di soggetto che mette a disposizione e quindi ha la responsabilità di gestire piattaforme telematiche d'acquisto in cui la domanda e l'offerta si incontrano in maniera totalmente autonoma. Quindi ecco questo è quindi il ruolo di Consip e quindi andremo poi a vedere come Consip, qual è il poi, a mano che andremo negli strumenti, faremo la carrellata degli strumenti, quindi Consip quando lavora come stazione appaltante e quando invece come commissione abilitante gestore del sistema. Gli altri attori coinvolti naturalmente sono la pubblica amministrazione, che è in questo caso quindi l'utente, il cliente, e i fornitori che forniscono in vario modo, in base allo strumento d'acquisto utilizzato e quindi di vendita utilizzato con la pubblica amministrazione. Quindi dicevamo il Ministero dell'Economia e delle Finanze che ovviamente ha la responsabilità del programma, Consip che è il braccio operativo, il programma di razionalizzazione degli acquisti che è composto di diversi strumenti che poi a mano andremo a specificare, le pubbliche amministrazioni e le imprese che si incontrano appunto su questa piattaforma telematica. Come diceva precedentemente il dottor Lucidi, il primo strumento d'acquisto nato per il programma di razionalizzazione della spesa pubblica sono le convenzioni. Quando sono nate le convenzioni non si parlava ancora di procurement, calcolando che le prime convenzioni sono state stipulate intorno agli anni 2000. Il procurement in Italia nasce con il DPR 101 del 2002, con cui viene istituito il mercato elettronico e la gara telematica. Quindi possiamo vantarci, diciamo a livello europeo, del fatto che l'e-procurement in effetti nasce in Italia, quindi prima ancora delle direttive del 2004, che poi sono state recepite con il codice del 2006, con cui nascono ulteriori strumenti di procurement. Ma quindi in Italia nasce nel 2002 l'e-procurement con il mercato elettronico e con la gara telematica. Prima ancora, quindi, le convenzioni erano gare tradizionali, ovvero in modalità cartacea, che Consip effettuava e metteva a disposizione delle amministrazioni che potevano acquistare, quindi emettere ordinativi di fornitura tramite fax. Andiamo a meglio specificare i vari strumenti. Allora, gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip mediante il programma sono le convenzioni, il mercato elettronico, gli accordi quadro e il sistema dinamico. Quando parliamo di gare e progetti specifici, parliamo di strumenti che sono comunque che rientrano nell'area del programma, ma che sono specifiche per alcune amministrazioni sulla base di alcuni accordi che si prendono con Consip e il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Giusto per fare un esempio, il mondo gare, che cosa vuol dire? Che Consip, tramite protocolli d'intesa effettuati alcuni anche con diversi soggetti aggregatori, mette a disposizione la propria piattaforma per far effettuare gare in forma smaterializzata a questi soggetti aggregatori per poi, insomma, per
per poi metterli a disposizione delle amministrazioni di riferimento di quel soggetto. Noi per ora concentriamoci sulla parte del programma più, diciamo, offerta a tutte le pubbliche amministrazioni. E quando io spiego gli strumenti, tendenzialmente uso dividere tra convenzioni, accordi quadro e mercato elettronico e sistema dinamico. Questo per quale motivo? Perché Consip ha ruoli diversi in base agli strumenti su cui ci stiamo concentrando. Ovvero, nel caso delle convenzioni, nel caso del mercato elettronico, Consip è una stazione appaltante, in quanto in tutti e due i casi effettua una gara ad evidenza pubblica, stipula dei contratti e mette poi a disposizione dei fornitori e quindi diciamo, mette a disposizione i fornitori alla pubblica amministrazione determinate condizioni contrattuali tramite cui le amministrazioni poi vanno a stipulare i propri contratti attuativi. Nel caso invece del mercato elettronico e del sistema dinamico, funzioniamo più abbiamo la responsabilità della gestione di queste piattaforme telematiche di acquisizione in cui la domanda e l'offerta si incontrano autonomamente a condizioni comunque parzialmente fissate da Consip, cioè le condizioni di funzionamento comunque di queste piattaforme. Andando più nello specifico, cominciamo con le convenzioni. La convenzione che cos'è? È un contratto quadro che è stipulato da Consip a seguito, come dicevo già precedentemente, di una procedura di gara, prima tradizionale, ora del tutto smaterializzata. Quindi Consip cosa fa nel momento in cui effettua la gara? Innanzitutto aggrega la domanda e, essendo il soggetto aggregatore nazionale, aggrega la domanda a livello appunto nazionale, quindi effettua un'analisi dei fabbisogni, effettua anche delle indagini di mercato volti a verificare le condizioni di quel mercato di fornitura di servizi che vuole, in cui vuole intervenire con una gara aggregata. Dopodiché, appunto, una volta che quindi si effettua tutto lo studio di fattibilità, viene approvata la strategia di gara, si pubblica la gara vera e propria, che è una gara di evidenza pubblica. Questa gara pubblicata tendenzialmente è divisa in lotti e questi lotti possono essere o merceologici oppure geografici. L'esempio del lotto merceologico è per esempio quello delle convenzioni legate al mondo dell'ICT, dove abbiamo magari più lotti perché c'è un lotto del PC. Cioè, diciamo, c'è un lotto del PC a fascia alta, un lotto del PC a fascia media, un altro a fascia medio-bassa. Invece, nel caso del lotto territoriale, stiamo parlando sostanzialmente dello stesso bene o servizio messo a gara, ma l'Italia, la nazione, viene divisa in diversi lotti, per cui è molto probabile che vi sia per ogni lotto un vincitore diverso, ma il bene messo a gara è sempre lo stesso. Ovviamente l'amministrazione che risiede in un determinato territorio dovrà necessariamente rivolgersi al fornitore che ha vinto in quel determinato lotto. Una volta che Consip quindi espleta tutta la procedura di gara, e questo vuol dire arrivare fino alla stipula del contratto e quindi sostenendo anche eventuali contenziosi che avvengono, perché voi sapete c'è il termine dilatorio aggiudicazione definitiva alla stipula del contratto, ci sono i famosi 35 giorni di standstill period. Rispettando, ovviamente è possibile avere eventuali ricorsi, quindi anche successivamente alla gestione del contenzioso, una volta che si arriva alla stipula del contratto di convenzione, attiva immediatamente la convenzione e viene quindi in questo modo resa disponibile a tutte le amministrazioni. Quindi, dal momento di attivazione della convenzione, l'amministrazione può individuare il fornitore che ha vinto nel proprio lotto e quindi rivolgersi a lui effettuando che cosa? Un contratto attuativo. Quindi la convenzione cosa permette? Permette di stipulare dei contratti attuativi di importi anche superiori alla soglia comunitaria senza dover effettuare una gara, perché la gara d'appalto l'ha già effettuata Consip, okay? Quindi a monte ovviamente della convenzione. Quindi il contratto attuativo fondamentalmente è quasi
banale, come dire, la costituzione del contratto attuativo in piattaforma, in quanto si accede mediante la piattaforma sul catalogo, sul negozio elettronico della convenzione e si comincia a compilare l'ordine. Fondamentalmente cosa però deve sapere un'amministrazione? Che quell'ordine, anche molto semplice, con riferimento proprio alla compilazione dei dati, in realtà porta con sé tutto quello che è il contratto di convenzione. Quindi io vado ad stipulare un contratto attuativo sapendo che il mio contratto è formato da cosa? Dalle condizioni generali della convenzione e dal capitolato tecnico. E quindi l'amministrazione, prima di andare a stipulare il contratto attuativo, deve necessariamente prendere visione di queste condizioni di contratto, quindi condizioni generali e capitolato tecnico. Naturalmente le convenzioni sono varie, le nostre convenzioni riguardano beni e servizi. Dopo andremo un attimo sul mondo dei lavori perché l'ultima legge di stabilità ha introdotto per Consip la possibilità di occuparsi di lavori man di manutenzione, ma attualmente non ci sono lavori di manutenzione con riferimento alle convenzioni. Perché ho fatto la distinzione tra beni e servizi? Perché naturalmente diciamo, la difficoltà, o meglio, sì, la difficoltà di compilare, quindi di aderire ad un contratto mediante contratto attuativo ad una convenzione dipende ovviamente dalla merceologia in oggetto, perché nel caso dei servizi sarà sicuramente più veloce l'iter di acquisizione nel caso dei beni. Nel caso dei servizi, come per esempio servizi di facility management, naturalmente il contatto con il fornitore è un po' più lungo, nel senso che verrà inviato prima al fornitore un ordinativo preliminare di fornitura, con cui sostanzialmente si invita il fornitore a formulare un'offerta. Necessariamente, deve ovviamente il fornitore venire in loco e effettuare un sopralluogo dell'immobile. Quindi, alla fine, diciamo, al termine del sopralluogo dell'immobile, il fornitore fornirà all'amministrazione un piano dettagliato degli interventi o un piano tecnico-economico in cui sostanzialmente sulla base delle tariffe offerte in fase di gara a Consip e sulla base di quello che è il capitolato tecnico di Consip, propone all'amministrazione una serie di attività che l'amministrazione, quindi ad un determinato prezzo, che l'amministrazione deve accettare o meno. Questo piano te tecnico-economico, piano dettagliato degli interventi, può essere rivisto più volte dall'amministrazione e dal fornitore. Quando si arriva ad una versione definitiva, l'amministrazione stipula invia un ordinativo definitivo, che sarebbe il contratto attuativo, allegando appunto questo piano dettagliato degli interventi per accettazione. Quindi, anche se diciamo, il grado di difficoltà nell'adesione alla convenzione può essere differente, sicuramente la convenzione è uno strumento di acquisizione molto semplificato, in quanto l'onere della gara ovviamente è totalmente a carico di Consip, e quindi voi potete stipulare in maniera più o meno agevole dei contratti anche di importi, appunto, come dicevo, molto più come dire, di importi al di sopra della soglia comunitaria. Quindi questo è il vantaggio. Quale potrebbe essere in qualche modo, diciamo, il punto di attenzione? Le convenzioni sono sicuramente offrono sicuramente beni e servizi fortemente standardizzati, perché ovviamente abbiamo fatto una gara a livello nazionale e quindi abbiamo standardizzato la domanda. Con riferimento all'obbligatorietà, allora, le convenzioni Consip da sempre sono convenzioni dove sostanzialmente i cui prezzi fanno da benchmark, ovvero un'amministrazione può andare fuori convenzione se riesce a trovare quello stesso bene o quello stesso servizio a prezzi più bassi rispetto a quelli della convenzione Consip. È anche vero che a mano la normativa è intervenuta negli anni e ha definito obbligatorie alcune categorie merceologiche. Mi sto riferendo alle categorie merceologiche previste diciamo, dall'ultima legge di stabilità. Per rifarmi ad una domanda che ho
che ho ricevuto poco fa. Sì, però quella relativa alla telefonia mobile. Sì. Un attimo solamente. Sì, si riferisce alla possibilità di acquistare sotto 1000 euro se vi è l'obbligo, se scatta l'obbligo di ricorrere a Consip per gli acquisti di telefonia mobile inferiore a 1000 euro. Ok, sì, me la ricordo. Il capoluogo di provincia deve approvvigionarsi ricorrendo agli strumenti Consip o alle centrali di acquisto regionale. Allora, il discorso dei 1000 euro è legato al mercato elettronico, quindi diciamo che invece il discorso relativo alle categorie merceologiche obbligatorie, quindi alle convenzioni obbligatorie, riguardano lo strumento delle convenzioni ed sono trattate nell'articolo 1,494. Se andate a leggere quest'articolo, fondamentalmente quest'articolo riformula l'articolo 1,7 del DL 95 del 2012 e sostanzialmente include disciplina. Si introduce la possibilità per gli enti facoltizzati di acquisti autonomi a prezzi inferiori a quelle delle convenzioni Consip e CAT per le merceologie che ora vi elencherò, solo se si ottiene un corrispettivo del 10% inferiore nel caso della telefonia fissa e telefonia mobile, del 3% nel caso delle altre categorie. Quindi, cercando di essere un po' più chiara, le categorie obbligatorie, quindi le convenzioni ob ad adesione obbligatoria sono la telefonia fissa, la telefonia mobile, i carburanti extrarete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento. Questa possibilità di andare a fare gara solo se si spuntano prezzi inferiori del 10% o del 3% in base alla categoria, in realtà è stata anche al momento congelata perché, come appunto dice lo stesso codice, la stessa legge, in via sperimentale nel triennio 2017-2019 non si applica la possibilità di acquisti autonomi nelle categorie merceologiche del comma 7. Quindi, per rispondere alla domanda, sostanzialmente trattandosi di una convenzione, una convenzione obbligatoria, una merceologia obbligatoria, non c'è modo di andare al di fuori della convenzione Consip. Diverso sarebbe stato se non avessimo avuto convenzioni di telefonia, ma la merceologia era presente sul mercato elettronico. In quel caso vale il discorso dei 1000 euro. Dottoressa, no, mi scusi se intervengo. Io credo che si riferisse alla disposizione della legge finanziaria vigente, quella 2016, all'articolo 1, ai commi 502 e 503, che stabiliscono che questi obblighi dovrebbero scattare da 1000 euro in su, e sotto 1000 euro. Pare, da quello che è la norma, si potrebbe e si potrebbe procedere in maniera autonoma. Sì, In ma questo questo con senso, riferimento al mercato elettronico. Io non trovo nell'articolo invece relativo alle convenzioni obbligatorie una deroga sotto i 1000 euro. Quello è il discorso. Cioè, diciamo che effettivamente la legge di stabilità modifica anche la normativa di riferimento del mercato elettronico. Quindi, rispetto al 95 e al 2012, in cui il mercato elettronico era obbligatorio da qualsiasi importo fino alla soglia comunitaria, la legge di stabilità dà una deroga parziale, ovvero dai 1000 euro in giù non è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico, lo diventa dai 1000 euro fino alla soglia comunitaria per i beni e i servizi, ok? Quindi esclusivamente per beni e servizi. In questo caso però la telefonia mobile rientra all'interno come categoria merceologica, è trattata da Consip non solo all'interno del mercato elettronico, ma anche con lo strumento della convenzione. E nel caso dell'articolo è quello il discorso. Sì. Quindi diciamo se rientra nelle convenzioni stipulate anche fino a 1000 euro, bisogna ricorrere Sì. alla.
Convenzione. È anche vero che poi dipende come dire, dalle modalità di accesso alla convenzione. Supponendo che Consip avesse inserito come requisito minimo d'accesso contratti superiori a 1.000 euro, allora il discorso che sto facendo in questo momento cadrebbe. Ma se così non è, non avendo la normativa previsto per le convenzioni obbligatorie, quindi per le merceologie di adesione obbligatoria alla convenzione, una deroga parziale, questa è attualmente la situazione. Anzi, addirittura, come dicevo, anche la possibilità di andare fuori convenzione assicurando una riduzione del 10% o del 3% al momento è totalmente congelata. La domanda però si riferiva se c'è un obbligo a Consip o alle centrali, oppure se in luogo della Consip, sempre sotto 1.000 euro, si può ricorrere alla centrale di acquisto regionale, Allora, che viene introdotto sempre con la legge di stabilità. Quindi, diciamo, sotto questo punto di vista, se ho capito bene, vengono posti un po' sullo stesso sullo livello stesso di qualità, piano, sullo per stesso carità, piano. sì, nel senso che se nella vostra regione d'appartenenza c'è un soggetto aggregatore che tratta la stessa merceologia a modalità di convenzione, non, diciamo, la legge non distingue tra Consip e le chiama ancora CAT, centrali di acquisizione di aggregazione territoriale, si rivolge o all'uno o all'altro, ma è la merceologia che sostanzialmente è obbligatoria. Quindi o parliamo di convenzione Consip, o parliamo di convenzione di qualsiasi altra CAT regionale, il discorso fondamentalmente non cambia. C'era anche un'altra domanda con riferimento alla facility management, ovvero qualcuno mi chiedeva cosa fosse la facility management. Facility management, che come diceva prima il dottor Lucidi, è una merceologia che fa parte del famoso DPCM, quindi dei soggetti aggregatori, quindi è una merceologia che può essere trattata, che dovrà essere trattata dai soggetti aggregatori. Consip già da tempo in convenzioni di facility management, dove sostanzialmente di che cosa si sta trattando nel caso della nostra facility management. Innanzitutto è facility management ad uso uffici ed è un contratto di gestione integrata di diversi servizi per gli immobili. La parte core del contratto di facility management riguarda la pulizia degli immobili ad uso uffici. A breve attiveremo la facility management 4, dove oltre, diciamo, all'immobile ad uso uffici abbiamo inserito alcune specifiche per agevolare le università all'acquisizione appunto del servizio mediante questo strumento. Ma ripeto, non è solamente composto dalla pulizia degli immobili, proprio perché è sostanzialmente un contratto di global service e quindi comprenderà alcuni servizi di manutenzione e diversi altri servizi correlati comunque alla gestione dell'immobile, ad esempio, non so, il portierato, il facchinaggio e così via. Ovviamente per avere un'idea più specifica di che cosa, diciamo dell'oggetto della convenzione, occorre andare sul sito del programma, quindi acquisirete PA.it. All'interno del sito, anche quando la convenzione non è ancora attiva, pubblichiamo la documentazione di gara. Quindi, andando sullo strumento delle convenzioni e accedendo alla scheda della Facility Management, si può velocemente scaricare il capitolato tecnico e quindi leggerlo e capire anzitempo, cioè prima ancora dell'attivazione della convenzione, se questa Facility Management è, come dire, il tipo di servizio, il tipo di convenzione che fa per l'amministrazione oppure no. Andando avanti, nel mondo delle convenzioni, sì, ho praticamente terminato. Quello che volevo dire, al di là dell'obbligatorietà o meno dello strumento della convenzione, è questo, che sostanzialmente, visto che prima abbiamo diviso, il codice divide tra strumenti di acquisizione e strumenti di negoziazione, sicuramente nel caso della convenzione, le convenzioni sono strumenti di acquisizione, ok? Proprio perché avendo la possibilità di fare un ordine diretto, e quindi che poi diventa il contratto attuativo della convenzione, non c'è una seconda negoziazione e quindi a tutti gli effetti uno strumento di acquisizione.
Diverso è invece il mercato elettronico. Il mercato elettronico è un mercato digitale in cui le amministrazioni registrate e le imprese abilitate possono effettuare due tipi di contratti. O fanno negoziazioni dirette e quindi parliamo di ordini diretti da catalogo, oppure fanno richieste d'offerta. In realtà da agosto è stato introdotto anche un'altra modalità d'acquisto, che è la trattativa diretta. Nel caso dell'ordine diretto, ovviamente il mercato elettronico viene utilizzato come strumento di acquisto. Nel caso della richiesta d'offerta o della trattativa viene utilizzato come strumento di negoziazione. Noi per abbreviare utilizziamo dire ODA ed RDO. Allora, quando è che l'ordine diretto d'acquisto va effettuato, o meglio, può essere effettuato? Si tratta di un affidamento diretto e quindi, ovviamente, anche per la trattativa diretta riguarda la stessa, cioè la stessa, faccio la stessa distinzione. Insomma, quindi ordine diretto e trattativa diretta sono possibili quando stiamo parlando di importi contrattuali inferiori ai 40.000 euro. Nel caso solo di esclusività del prodotto o del servizio, ovviamente la trattativa diretta può essere effettuata, utilizzata per importi superiori ai 40.000 euro. Nel caso invece della RDO, ovviamente la RDO può essere utilizzata anche per importi inferiori ai 40.000 euro, anzi è d'uso comune da parte delle amministrazioni utilizzare RDO per importi anche più bassi di 40.000, proprio per mettere in concorrenza i fornitori. Sicuramente è lo strumento unico da poter utilizzare dai 40.000 euro fino alla soglia comunitaria. Quindi abbiamo queste due modalità di acquisto dell'amministrazione. Il fornitore, dall'altra parte, ovviamente offre beni e servizi. L'offerta di beni e servizi sul mercato elettronico è divisa in categorie merceologiche e ad ogni categoria merceologica corrisponde un bando d'appartenenza, un bando di abilitazione, per cui fondamentalmente l'amministrazione si abilita al mercato elettronico e può acquistare le diverse categorie merceologiche effettuando un acquisto in vari bandi. Il fornitore che si abilita al mercato elettronico si abilita a ciascun bando specifico. Quindi, se io sono un fornitore che acquista cioè, scusate, che vende arredi, alcuni complementi di arredo e la cancelleria, dovrò necessariamente, se voglio vendere entrambe le merceologie tramite mercato elettronico, abilitarmi al bando della cancelleria e al bando degli arredi e complementi di arredo. Quindi, nel momento in cui il fornitore si abilita, sostanzialmente sta aderendo al bando di abilitazione. I nostri bandi sono ovviamente ad evidenza pubblica, quindi sono pubblicati in gazzetta. Il fornitore quindi ne ha evidenza e si abilita sottomettendo la domanda di abilitazione. Questa domanda di abilitazione è analizzata dai colleghi in Consip che si riuniscono in commissioni settimanali. Il provvedimento di abilitazione al bando è firmato dal mio amministratore delegato, quindi l'amministratore delegato di Consip firma domanda ogni prov ciascun provvedimento, quindi per tutti i fornitori, oppure è possibile anche che la domanda di abilitazione venga temporaneamente come dire, rigettata perché non è stata magari composta in maniera adeguata o nel caso di ulteriori, diciamo, controlli effettuati potrebbe anche essere negata la domanda, cioè il diniego, ecco, della domanda di abilitazione ovviamente motivato da parte di Consip. Quindi Consip nel caso del mercato elettronico non funziona da stazione appaltante ma da commissione abilitante e gestore del sistema. Il fornitore una volta che viene abilitato al mercato elettronico o al bando ha la possibilità di lavorare con le amministrazioni mediante cataloghi elettronici oppure mediante le richieste d'offerta. Se il fornitore è presente con i propri cataloghi elettronici, vuol dire che l'amministrazione entra all'interno del catalogo, seleziona l'offerta del fornitore e gli fa un ordine diretto d'acquisto. L'ordine diretto d'acquisto ovviamente ha alcune regole che brevemente vi rappresento.
Facendo un passo indietro, però, che cos'è quel catalogo elettronico che il fornitore pubblica? L'offerta pubblicata sul catalogo elettronico per la pubblica amministrazione è un'offerta pubblica di vendita. Quindi questo cosa vuol dire? Che nel momento in cui io vado a pubblicare il catalogo, mi sto vincolando nei confronti dell'amministrazione. Posso ovviamente effettuare alcune scelte, per esempio posso diciamo, circoscrivere il mio ambito d'azione fino alla provincia di consegna. Quindi un fornitore può ad esempio inserire una riga di catalogo della sedia con determinate caratteristiche tecniche, dicendo che la vende ad un determinato importo per la provincia di Vicenza. Okay? La stessa sedia può essere oggetto di una nuova riga di catalogo dello stesso fornitore, magari ad un prezzo differente perché venduta nelle province più lontane. Okay. Quindi, però, nel momento in cui pubblica quella riga con quelle determinate caratteristiche tecnico-economiche e un'amministrazione rispetta le regole, diciamo, rispetta la provincia di consegna e quelle caratteristiche tecnico-economiche del fornitore e del bando, il fornitore non può rifiutarsi, no, non può rifiutarsi di evadere l'ordine, cioè deve ovviamente evadere quel determinato ordine. Dall'altra parte, l'amministrazione ovviamente che cosa deve rispettare? Sicuramente la provincia di consegna, le condizioni economiche che ha inserito il fornitore, quindi l'importo minimo, diciamo il quantitativo minimo di fornitura e la disponibilità massima garantita, e deve poi successivamente rispettare l'importo minimo di consegna che invece è previsto dal bando e quindi è previsto da Consip. Se l'amministrazione rispetta questi vincoli, allora sostanzialmente nel momento in cui il fornitore riceve l'ordine non può non evaderlo. Quest'ordine compilato, si tratta di compilare una pagina sul sito. Da questa compilazione, diciamo, sul sito Acquisti in Rete viene fuori un PDF generato quindi dal sistema di 4 pagine che l'amministrazione deve scaricare in locale, firmare digitalmente e sottometterlo e inviarlo al fornitore tramite piattaforma. Questa cosa va fatta entro non oltre 4 giorni solari. Questi 4 giorni solari sono a garanzia dell'amministrazione stessa, in quanto il fornitore nella gestione del catalogo è totalmente libero, ok? Quindi può eliminare un'offerta, può aggiornare un'offerta, modificare il prezzo, modificare l'ambito territoriale e così via. Ma l'amministrazione ha la garanzia che dal momento in cui genera l'ordine fino a quando non lo firma, quindi per un massimo di 4 giorni solari, può, indipendentemente da quello che succede al catalogo del fornitore, diciamo, ha la garanzia che quel determinato bene a quelle determinate condizioni il fornitore glielo deve necessariamente offrire, quindi vendere. Nel caso della RDO, invece, l'amministrazione cosa fa? Fa sostanzialmente una procedura negoziata, invita in base agli importi sicuramente dai 40.000 in su almeno 5 fornitori, li mette a gara, e quindi allega della propria, documentazione ed effettua proprio una procedura negoziata a tutti gli effetti, quindi pubblica la gara, dà dei termini ovviamente in cui la gara rimane pubblicata e in quel periodo di tempo i fornitori possono sottoporre la propria offerta, possono, quindi non è come nel caso del catalogo in cui devono necessariamente offrire, possono sottoporre la propria proposta alla RDO, successivamente si chiude la gara, quindi si aprono, diciamo, le buste amministrativa, tecnica, se prevista, ed economica, l'amministrazione elabora, diciamo, il sistema elabora una graduatoria sulla base ovviamente delle informazioni, delle analisi effettuate dall'amministrazione e successivamente c'è la stipula del contratto. La trattativa diretta, io intanto leggo qualche domanda, dopodiché risponderò a tutte ovviamente. Ecco, la signora Ludovica Dionisi mi chiede qual è la differenza tra ordine diretto e trattativa diretta. Allora, l'ordine diretto è quindi, è come l'ho spiegato, ovvero il fornitore pubblica un'offerta pubblica di vendita sul catalogo elettronico, l'amministrazione la seleziona, la mette a carrello ed effettua un ordine. In questo caso l'amministrazione sta accettando le condizioni tecnico-economiche del fornitore.
Nel caso invece della trattativa diretta, è l'amministrazione che dà determinate specifiche tecniche economiche ed è il fornitore che in trattativa decide di, in base alla richiesta dell'amministrazione, sottoporre un'offerta oppure no. Quando viene utilizzata banalmente? Allora, se supponiamo che, un fornitore anche magari un fornitore nostro abituale abbia il catalogo elettronico sul mercato elettronico. Non potendo il fornitore arrivare a clusterizzare l'offerta fino ad individuare il singolo ente sul catalogo elettronico, ma può clusterizzare fino ad individuare la provincia di consegna, io posso per esempio notare che sul catalogo elettronico il fornitore ha inserito un prezzo che è un prezzo di listino, quando abitualmente a me, amministrazione, che sono un soggetto pagante, cliente, mi applica un 10% di sconto sul prezzo di listino. Parliamo ovviamente di importi minimi, quindi di importi per cui è possibile l'affidamento diretto. A quel punto l'amministrazione, per risparmiare, cosa può fare? Può prendere quella riga di catalogo, inserirla a carrello e anziché cliccare su crea ordine e quindi accettare integralmente quelle condizioni, può cliccare su trattativa diretta e quindi magari chiedere un ribasso di quel prezzo. Può succedere anche, si può effettuare, diciamo, la trattativa diretta serve anche magari partendo dal catalogo per personalizzare da un punto di vista merceologico, da un punto di vista tecnico il prodotto. Ad esempio, vado sul mercato elettronico, trovo nel catalogo del fornitore una bicicletta che è quella che serve a me, ma è di colore rosso. Io la voglio di colore bianco, quindi in trattativa diretta gli vado a chiedere la modifica del prodotto. Diciamo, no, questo è importante perché poi c'è la distinzione con la richiesta di offerta che invece presuppone, diciamo, una procedura completamente a sé stante dove si svolge con le imprese abilitate e lì è l'amministrazione che a quel punto individua il fabbisogno e poi va a vedere chi lo può soddisfare. Quindi, diciamo, la trattativa diretta è sempre rientra, se ho capito bene, nell'alveo dell'acquisto diretto con delle piccole variazioni per adattare il bene a quell'esigenza, ma senza snaturare la natura del bene stesso, del prodotto che si intende acquistare, se ho capito, perché il confine, Allora, perché è un se. esempio, sì, allora partendo dal catalogo del fornitore, la trattativa diretta può essere utilizzata per chiedere delle migliorie di prezzo oppure delle diverse condizioni, diciamo, tecniche del prodotto, ma in realtà può essere utilizzata anche se non partendo dal catalogo elettronico, cioè se io comunque so che quel determinato bene o servizio è presente sul mercato elettronico e da un punto di vista normativo rientro nell'ambito dell'affidamento diretto, io posso selezionare il prodotto dal bando, quindi non dal catalogo elettronico, chiedere un qualcosa di totalmente, cioè neanche li vado a guardare sostanzialmente i cataloghi, chiedo un qualcosa che però ha ad oggetto la merceologia presente, contemplata all'interno dei bandi del mercato elettronico, ma chiedo una mia personalizzazione. Mi spiego meglio. Allora, se io vado a fare l'ordine diretto d'acquisto, io dicevo, vado ad accettare integralmente le condizioni del fornitore, tecniche ed economiche, che ovviamente sono condizioni che hanno alla base le condizioni del bando. Tant'è che nel bando, nei bandi del mercato elettronico sono presenti le condizioni generali e il capitolato tecnico. Le condizioni generali del bando sostanzialmente disciplinano il contratto di affidamento diretto mediante ordine diretto d'acquisto e non possono essere modificate quelle condizioni. Il capitolato tecnico del bando invece non è altro che l'elenco dei prodotti o dei servizi presenti in quel determinato bando e quindi quelli soggetto ad obbligo. Perché faccio una piccola parentesi, l'obbligo al mercato del ricorso al mercato elettronico c'è per quelli che sono i beni, i servizi presenti
all'interno del mercato elettronico, quindi è sicuramente necessario che vi sia la categoria merceologica. Dopodiché, però, bisogna andare a vedere se è esattamente presente quella tipologia di bene o quella tipologia di servizio. Mi spiego meglio. Se Consip ha istituito il bando della cancelleria, ma per assurdo sul bando della cancelleria non è presente il prodotto penna, anche se io ho l'obbligo di ricorso al mercato elettronico, se la penna che a me serve non c'è sul bando, non è contemplato dal bando, la penna la vado ad acquistare fuori. Quindi il capitolato tecnico a me, amministrazione, serve solo per capire cosa c'è in quel bando e cosa no. Se faccio quindi l'ordine diretto d'acquisto, io sto effettuando un contratto sulla base delle condizioni generali del bando. Se io faccio una trattativa diretta, sono comunque obbligata, a guardare il capitolato tecnico e quindi a richiedere un bene, un servizio o anche un lavoro. In questo caso, attualmente, dovendo ovviamente entrare, cioè rimanere nel perimetro, di quanto è definito nei capitolati tecnici, ma posso modificare le condizioni generali di contratto inserendo delle mie condizioni. Ok, quindi è comunque la trattativa diretta, un livello di personalizzazione che può andare dal minimo, ovvero partendo da un catalogo e modificando solamente alcune condizioni, ad un massimo, come nel caso della RDO, in qualche modo diciamo, inserendo delle condizioni contrattuali totalmente ri diverse rispetto a quelle che comunque sono stabilite da Consip. Sempre sull'argomento, diciamo un ulteriore esempio per capire, perché molti interlocutori ci hanno fatto queste domande, e poi appunto una domanda finale. Il servizio di asilo nido, cioè servizi per l'infanzia, ho visto che Consip sul mercato elettronico aveva lanciato un bando e aveva abilitato Ai servizi. dei soggetti per i servizi dell'infanzia, Sì. che comprendono anche il servizio di asilo nido. Alcuni ci hanno detto: ma io vorrei che anche, oltre che espletare il servizio in base al quale è stato esperito il bando da parte di Consip, possa prevedere anche la manutenzione ordinaria dell'immobile che viene affidato al soggetto abilitato. La manutenzione ordinaria non era prevista nel bando di abilitazione. Posso ricorrere alla trattativa diretta per includere anche i lavori di manutenzione ordinaria? La domanda invece, rispetto alla richiesta di offerta, dov'è la convenienza della trattativa privata? Allora, prima domanda, Scusa ok, sì, se. no. Allora, la prima domanda relativa al servizio di manutenzione dell'immobile adibito ad asilo nido, mi sembra di aver capito che questa è la necessità. Il servizio di asilo nido, che In più si comprende la gestione del vorrebbe anche la servizio. manutenzione dell'immobile. Allora, non è compresa all'interno del bando dei servizi sociali, perché l'ambito, diciamo, del bando in cui è possibile affidare servizi per asili nido è quello dei servizi sociali. La manutenzione è tutt'altra cosa, quindi diciamo che anche il mercato di riferimento non è proprio lo stesso, eh? Cioè la cooperativa che svolge attività come quella appunto di asilo nido non è poi la stessa che fa manutenzione sull'immobile. Al di là di ciò, quello che guida è il capitolato tecnico del bando. Quindi, se nel capitolato tecnico del bando non è prevista la manutenzione dell'immobile adibito ad asilo nido, non può in nessun modo l'amministrazione, né con trattativa diretta né con richiesta d'offerta, affidare questo tipo di Anche se servizio. si tratta di manutenzione ordinaria, cioè stiamo parlando della Allora, sostituzione della lampadina, non tanto degli interventi di manutenzione straordinaria che richiede. Allora, no, allora, il discorso è questo: non si può fare nello stesso contratto, nel senso che se io, amministrazione, voglio utilizzare la riga, il prodotto, il servizio, insomma, del bando servizi sociali per richiedere contestualmente il servizio d'asilo nido e la gestione dell'immobile, quindi facendo una RDO su un unico bando, che è quello dei servizi sociali, non si può fare perché nel capitolato tecnico dei servizi sociali non è previsto questo servizio. Il fatto che non sia previsto il servizio di manutenzione dell'impianto nel capitolato del bando servizi sociali non vuol dire che non sia presente sul mercato elettronico. Perché?
Tant'è che dal 1 luglio ad oggi, cioè dal 1 luglio, sono stati pubblicati i bandi dei lavori di manutenzione sul mercato elettronico. Sono 7 bandi e tra l'altro ci sono anche già da tempo dei bandi di servizi di manutenzione. Ma a questo punto io però suggerisco all'amministrazione di fare 2 gare diverse, perché sono anche 2 mercati differenti, oltre ovviamente ad essere 2 bandi diversi. Okay. Quindi fondamentalmente non ci sarà mai un unico soggetto che farà sia l'asilo nido e sia la manutenzione dell'immobile. Okay. Questo Quindi però questo comporta dei problemi per molte amministrazioni comunali, nel senso dover spacchettare in due la procedura per l'affidamento del servizio sociale e poi la manutenzione, ripeto, ordinaria, che non è una, non va intesa come lavori, ma proprio come un'attività strettamente connessa col servizio che viene offerto. Per cui se ho necessità, ripeto, deve sostituire la lampadina e lo fa direttamente l'operatore che sta lì con cui ho un contratto in corso. Dover immaginare che all'interno della struttura, che poi peraltro è particolarmente delicata perché sono presenti dei neonati, insomma una fascia abbastanza delicata di popolazione, possano intervenire dei soggetti che non devono fare una manutenzione straordinaria che richiede quella sì una particolare abilitazione, ma spesso e volentieri si tratta di minuto mantenimento della struttura connessa con l'attività svolta, cioè proprio strettamente connessa con l'attività svolta. Se fosse possibile utilizzare questo strumento introdotto dalla trattativa privata per agevolare queste forme, diciamo, di implementazione di un contratto che comunque le caratteristiche rimangono inalterate, che è quello del servizio sociale legato all'infanzia, credo che faremo un grosso favore a molte amministrazioni che ce l'hanno posto, insomma. Ma guardi, allora, se proprio, come dire, ci si limita alla sostituzione della lampadina, potrei anche immaginare di poter fare una richiesta d'offerta piuttosto che una trattativa diretta, dove sostanzialmente la prevalenza, ovviamente, è il servizio d'asilo nido e una quota residuale, tipo, ne so, un 2% dell'intero contratto, diciamo, è dedicata alla sostituzione della lampadina. Sì, ma ovviamente, cioè, è una forzatura richiedere quel servizio di manutenzione dell'immobile all'interno di un bando dove sostanzialmente si eroga il servizio di asilo nido, ma non quello di manutenzione dell'immobile. Poi, ripeto, l'amministrazione inserisce una propria documentazione di gara, inserisce in RDO e anche in trattativa diretta un proprio capitolato tecnico, però l'importante è non utilizzare diciamo, non utilizzare questo strumento per stravolgere il bando, il contenuto del bando. La trattativa diretta e la RDO, sono diverse in che senso? Nel senso che non si può sempre usare la trattativa diretta. Come dicevo prima, può essere utilizzata solo nei casi di affidamento, nei casi in cui è previsto l'affidamento diretto, quindi fino ai 40.000 euro, oppure nei casi di esclusività del prodotto o del servizio, ma dai 40.000 in su sicuramente è necessario effettuare esatto la richiesta d'offerta. Abbiamo tante Sì, domande, allora io voglio, come sì, vogliamo. allora quindi termino, tanto le slide vi verranno consegnate, quindi ci sono. Sono, come dire, rappresentate varie categorie di beni, di servizi e, come dicevo, anche di lavori, perché la legge di stabilità ha introdotto per Consip la possibilità di occuparsi di lavori di manutenzione. La norma è rimasta generica, quindi la possibilità per Consip di occuparsi di lavori di manutenzione, non ha specificato lo strumento. È stata Consip che, a seguito dell'analisi di mercato che sono state effettuate, ha inteso occuparsi di lavori di manutenzione inserendo i bandi sul mercato elettronico, perché ci siamo resi conto che la maggior parte dei contratti per i lavori di manutenzione vanno sotto la soglia comunitaria, la maggior parte sotto 1 milione di euro, e quindi è possibile effettuare trattative dirette
ente o RDO relativi ai lavori di manutenzione dei bandi che vedete a video fino al milione di euro sul mercato elettronico, non oltre, quindi al di là della soglia comunitaria che è di 5 milioni, non fino ai 5 milioni perché è solo fino al milione di euro che è prevista la procedura negoziata senza pubblicazione di bando e quindi sostanzialmente il ricorso al mercato elettronico. Velocemente, gli altri strumenti d'acquisto di cui magari faremo una sessione apposita più in là, non lo so, riguardano gli ordini, gli accordi quadro e il sistema dinamico. L'accordo quadro è uno di quegli strumenti, è lo strumento in cui Consip fa da stazione appaltante perché fa la gara principale e fornisce alle amministrazioni una rosa di fornitori a cui le amministrazioni possono rivolgere un secondo confronto competitivo e quindi effettuare un secondo appalto specifico. In questo caso l'accordo quadro quindi rientra negli strumenti di negoziazione. Nel caso invece di accordi quadro dove tutte le condizioni sono fissate nella prima fase di gara e quindi nel caso nella prima fase di gara e quindi nel momento in cui Consip funziona da stazione appaltante e forniamo alle amministrazioni solo un elenco di fornitori a cui le amministrazioni possono fare degli ordini attuativi, in questo caso l'accordo quadro è uno strumento di acquisto e non uno strumento di negoziazione. Nel caso invece del sistema dinamico, il sistema dinamico come logica si avvicina al mercato elettronico in quanto è una piattaforma in cui le amministrazioni possono effettuare delle gare e quindi incontrano in maniera autonoma i fornitori. Ci sono sempre dei bandi, tant'è che si parla di più sistemi dinamici perché c'è il sistema dinamico dei farmaci a cui quindi corrisponde il bando istitutivo dei farmaci, quello delle pulizie a cui corrisponde il bando istitutivo delle pulizie e così via. Cambia la procedura, nel senso che se sul mercato elettronico è possibile fare affidamento diretto e procedura negoziata, nel caso del sistema dinamico è possibile esclusivamente fare procedure ristrette. Questo non l'ha deciso Consip, ma ovviamente sono le regole del codice. Ogni cosa che Consip fa ovviamente è come dire, soggetta alla norma, quindi ogni strumento implementato rispetta la norma di settore. Sono andata molto veloce su accordi quadro e sistema dinamico perché vedo che ci sono diverse domande, quindi magari successivamente approfondisco. Comincio dall'inizio. Ok. No. Vabbè, poi, intanto vado io. Allora, dunque, dicevamo, quindi allora, per rispondere alla prima domanda della signora Dorni, se è obbligatorio ricorrere al mercato elettronico quando l'affidamento del contratto avviene, avente oggetto, un servizio è escluso. Allora, noi, si ricorre al mercato elettronico, questo giusto per ribadire, solo, se, di quella determinata categoria merceologica è previsto il bene, il servizio o, il lavoro nel caso dei lavori. Diversamente, quindi se nel capitolato tecnico non incontrate quello che vi serve, nel capitolato tecnico del bando, è possibile andare fuori mercato elettronico. Sulla telefonia mobile abbiamo risposto, sulla facility management anche. Andiamo alla quarta domanda. Nadia Ferrari, mi collego alla domanda di Sandra Gina e vorrei sapere se per un servizio di stampe presso la copisteria in un comune capoluogo di provincia bisogna ricorrere agli strumenti Consip o MEPA. Bene, il servizio di stampe è previsto nell'ambito del bando della cancelleria del mercato elettronico, alla luce della normativa vigente, deve andare sul mercato elettronico se l'importo supera i 1.000 euro, sotto i 1.000, fino alla soglia comunitaria. Sotto i 1.000 euro è libera anche di rivolgersi al di fuori del mercato elettronico. Andiamo avanti. Allora, acquisti, ecco, questa è una bella domanda. Acquisti di beni e servizi informatici e di connettività in riferimento al comma 512 dell'articolo 1 della legge di stabilità. Come sostanzialmente funziona la signora Antonia Pansera mi chiede fondamentalmente come funziona l'acquisizione di beni e servizi informatici alla luce.
In realtà, diciamo, intervengo. L'Antonio Panzera pone un problema, pone se bisogna motivare il caso in cui si ricorre, se si ricorre al MEPA non richiedono autorizzazioni preventive, perché i commi 512 dice che quando non si ricorre al MEPA non c'è bisogno dell'autorizzazione preventiva da parte dell'organo autorizzativo dell'ente. Stiamo parlando più di un atto, diciamo, interno all'amministrazione. Aspetta un attimo che mi scopa. Dice, se invece soltanto per gli acquisti effettuati al di fuori dei canali convenzioni MEPA bisogna motivare e avere un'autorizzazione da Fermo. parte dell'organo. Dice, pertanto, gli acquisti effettuati sul MEPA non richiedono autorizzazione preventiva da parte dell'organo amministrativo. Confermo, cioè questa Io è penso di la. confermare che non c'è Sì, bisogno no, non c'è della. bisogno. No, la norma, ecco, si è tenuta molto generica parlando di acquisizioni tramite Consip, quindi io ricordo che nel mondo Consip non c'è solamente il programma di razionalizzazione della spesa pubblica, ma facciamo una serie di gare, che poi appunto il cui risultato lo mettiamo a disposizione delle amministrazioni anche nell'ambito dello sviluppo della realizzazione dell'agenda digitale, e quindi in collaborazione con Agid. Quindi questo, infatti, la signora mi parlava di servizi di connettività, per cui il ricorso agli strumenti Consip vuol dire convenzioni, MEPA, sistema dinamico e accordo quadro, ma anche tutto quello che riguarda l'SPC, il sistema pubblico di connettività, su questa, diciamo, in quest'ambito, con riferimento a quest'ambito, le informazioni le trovate non sul portale acquistiretepa.it, perché quello è il portale del programma di razionalizzazione della spesa, ma sul sito consip.it. Quindi vi consiglio di fare una ricerca. Quindi diciamo, non c'è È un bisogno obbligo di cui dell'autorizzazione è preventiva, tenuto. anche se si ricorre al MEPA, fermo restando che comunque anche nel ricorso al MEPA devi utilizzare i prezzi di riferimento delle convenzioni per Sì, stabilire. E comunque possiamo esattamente. confermare, no, perché era un Sì, po' articolato il quesito, non allora era il un discorso quadro. è tutto il tramite Consip passa senza l'autorizzazione, tutto quello che è fuori Consip sì, dove però per tramite Consip si intendono gli strumenti, le gare fatte da Consip per l'agenda digitale, la convenzione, il mercato elettronico, lo SDA e l'accordo quadro. L'analista Cavazzoni ripone un quesito che già più volte ci è stato presentato. Parla della concessione di servizi superiore a 40.000 euro e inferiore a 5.225.000. Io mi sento di dare una risposta, perché su questo mi ero anche un po' consultato con altri colleghi, pure di Consip, perché le concessioni in quanto tale, laddove siano effettivamente però delle concessioni, cioè dove c'è un trasferimento del rischio operativo in capo al soggetto privato, sono escluse Esatto. dall'ambito di applicazione della normativa su Consip, quindi sono escluse da qualsiasi tipologia di ricorso a Consip. Però, ripeto, bisogna fare attenzione, devono essere concessioni e non appalti che in qualche maniera vengono chiamate concessioni, quindi deve esserci una durata lunga del contratto e soprattutto non deve essere certo il ritorno economico da parte dell'operatore economico per la gestione del servizio. E infine si deve remunerare attraverso la gestione del servizio stesso. Queste sono tre caratteristiche indispensabili perché si possa chiamare un contratto di concessione rispetto a uno di appalto. Non so se Sì, conferma. no, Se. no, è chiaro, è chiaro. Antonella Vassalli, stiamo provvedendo con un ordine di acquisto su me per acquisizione di un tot numero di ore per manutenzione tecnica su software e hardware. È necessaria l'autorizzazione se vediamo in quanto tratta se. Basta vedere Abbiamo la risposta risposto prima, precedente. quindi. Simona Fraire. Apprezzo molto questi corsi, ma perché si dà così tanto tempo alla lettura che tutti possiamo, e poi non c'è mai tempo per andare sul piano che è il nostro problema quotidiano? Magari Simona Fraire. organizzeremo delle. Perché questi sono corsi di carattere formativo legati all'illustrazione della norma. Stiamo mettendo a punto dei programmi di approfondimento specifici da fare anche sul territorio, perché purtroppo l'economia del tempo non ci consente di andare molto nello specifico, ma lo faremo
tramite IFE degli incontri sul territorio, non so se a cui Sì, spesso anche sì, sì. Consip organizza, Poi mi io pare. infatti, piccolo link, sul territorio noi organizziamo corsi di formazione in compresenza e sono di tipo teorico-pratico, ovvero successivamente a questa introduzione, all'introduzione molto simile a quella che ho fatto oggi, poi andiamo nel vivo proprio dello strumento facendo simulazioni di acquisto e di negoziazione. Questo in vari territori, nel mio che sono responsabile della Nord-Est succede in maniera sostanzialmente continua. Tuttavia, se andate sul sito acquistiretepia.it nella sezione Help, potete innanzitutto registrarvi a sistemi di formazione a distanza come questo, anzi è esattamente come questo la modalità di erogazione della formazione e sono di tipo operativo, quindi che ne so, si spiega la RDO di servizi di manutenzione di impianti elevatori e sono 2 ore totalmente operative su quel determinato argomento. Per di più, se non avete la possibilità di fare formazione a distanza in maniera contestuale, potete comunque accedere ai corsi di formazione registrati. E quelli, ripeto, sono di natura del tutto operativa, al di là poi delle guide, di tutta una serie di strumenti che mettiamo a disposizione delle amministrazioni per poter operare. Maria Cristina, venne a questa rispondo io. Lecito chiedere un corrispettivo ad un piccolo comune per unirsi a un'aggregazione stazione unica appaltante se è obbligatorio per legge? Bella domanda. Comunque, diciamo, l'unico corrispettivo che è possibile prevedere, peraltro stabilito dall'articolo 113, è il famoso incentivo, cioè quando si partecipa a una centrale di committenza e una stazione unica appaltante è una centrale di committenza. L'unica possibilità prevista per remunerare la centrale di committenza e quindi i dipendenti che svolgono quell'attività di acquisizione è rigirare quella parte dell'incentivo previsto dall'articolo 113 alla centrale di committenza, cioè alla sua. Oltre, diciamo, oltre questa previsione, la legge non prevede altre diciamo, tipologie di partecipazione finanziaria. So che molte chiedono rimborso delle spese, però ripeto, nella norma non è prevista, anche se personalmente penso che quando diventerà obbligatorio il ricorso alle piattaforme telematiche dal 2018, questo sicuramente non sarà completamente gratuito, ma vedremo. Beato chi vivrà, vedrà. Alessandra Marchione, il problema delle convenzioni sono gli ordinativi minimi che sono spesso alti e non permettono l'acquisto. Sì, questo lo prendo più come un suggerimento. Diciamo che Consip, sulla base della tipologia di bene di servizio messo a gara, indica ovviamente tutte le condizioni, tra cui anche un ordinativo minimo che è una barriera d'accesso alla convenzione. Diciamo che se questo è il caso, ovviamente per un comune che deve effettuare un acquisto inferiore all'ordinativo minimo presente in convenzione, non c'è convenzione e quindi perché è impossibile l'accesso e quindi si rivolgerà ad altri strumenti e dato l'obbligo in primis al mercato elettronico se l'acquisto è comunque superiore ai 1.000 euro. Sì, sono condizioni che poi nel tempo possiamo modificare, quindi come dire, inserire l'accesso alle convenzioni per importi minimi più bassi, è quello che un po' stiamo facendo, tra cui per esempio anche ridurre il numero dei lotti, scusate, aumentare il numero dei lotti e aumentare anche i massimali per favorire da una parte maggiore partecipazione alle medie imprese, visto che il pubblico target delle convenzioni tendenzialmente sono le grandi imprese, data la domanda molto grossa che aggreghiamo, e la possibilità di aumentare nello stesso tempo il massimale per dare più capienza alla convenzione e quindi più possibilità d'accesso alle amministrazioni. Massimiliano Caruso, per quanto riguarda la procedura Consip, il prezzo più basso tramite RDO, la commissione individuata dal dirigente del settore può procedere autonomamente oppure deve essere abilitata sul portale? Cioè la commissione deve, qui stiamo parlando del prezzo più basso, quindi in realtà è una mera verifica se il prezzo non c'è una valutazione di tipo discrezionale. Esatto, allora diciamo che mi sento di dire che in questo caso non è necessaria la costituzione della commissione sulla piattaforma, anche perché nel caso del prezzo più basso può anche non essere costituita. Nel caso invece dell'economicamente più vantaggiosa abbiamo inserito da poco la possibilità di nominare il presidente della commissione
i vari commissari tramite piattaforma. In quel caso sì, perché cosa succede? Che il presidente visualizza nel tempo di apertura diciamo, della parte, no, di apertura dell'analisi delle buste, quello che visualizza il punto ordinante e può inserire i punteggi laddove appunto vanno inseriti di valutazione, a seguito della valutazione che ha effettuato insieme a tutta la commissione. Il commissario invece vede quello che sostanzialmente imputa, inserisce il presidente. Quindi dico sì nel caso dell'economia più vantaggiosa, no nel caso del prezzo più basso. Ok, grazie. Dorotea Grasso, ma il prezzo qualità base, se non sbaglio, può essere considerato base d'asta per una contrattazione fuori Consip solo fino al 31 dicembre 2016. Allora, a me risulta, la legge di stabilità parla di triennio e poi dice 2017-2019. In ogni caso, è comunemente inteso che fino al 2019 la possibilità di inserire, questo per le convenzioni obbligatorie, la possibilità di spuntare un prezzo più, di fare procedura autonoma aperta abbassando del 10 o del 3% i prezzi non è proprio consentita. Per quanto riguarda, se invece la signora intende benchmark, a me risulta che per tutte le altre convenzioni, cioè che non sono ad adesione obbligatoria, funziona il benchmark, ma non mi sembra fino al 2016, insomma, non ne ho evidenza. A parte che tanto tra un po' uscirà la prossima legge di bilancio, quindi vedremo in che altro modo verrà modificata la normativa di settore. L'altra domanda. Lavori di segnaletica, fornitore posa in opera di segnaletica sotto 40.000 euro. C'è l'obbligo di ricorrere al MEPA tramite una RDO oppure si può fare può svolgere una trattativa autonoma privata perché siamo sotto 40.000 euro con Sì, affidamento anche diretto? ok, sarebbe Cristian Gambetti. Sì, ok. Allora, stiamo parlando di lavori o di fornitura e posa in Fornitura e opera? posa in opera di Alla segnaletica, dove la segnaletica. componente di manodopera comunque sicuramente è superiore al 50%, immagino. Allora, se siamo nell'ambito della fornitura e della posa in opera, così come ha scritto il signore, allora. No, non ha l'obbligo della trattativa diretta o della RDO fino ai 1.000 euro. Okay? Una cosa però, trattativa diretta è ad un unico fornitore, quindi anche nel caso di importi molto bassi, se volete comunque mettere in concorrenza più fornitori, acquisire più preventivi direttamente tramite la piattaforma, è necessaria la RDO. Ma da 1.000 euro in su? Allora, da 1.000 euro in su sì, perché la fornitura e la posa in opera della segnaletica c'è, ok? Sia intesa come segnaletica degli immobili, sia intesa come segnaletica stradale. E i bandi sono da una parte arredi, a meno che non mi ricordo perché hanno modificato la segnaletica, non mi ricordo se ora è in arredi o è in altri bandi. Sicuramente la segnaletica stradale è in facility management urbano. Quindi, siccome esiste la merceologia, va sul mercato, dovete andare sul mercato elettronico dai 1.000 in su. Diverso nel caso dei lavori, ma non mi sembra questo il caso perché è solo fornitura e posa in opera, perché nel caso dei lavori si dovrebbe aprire una parentesi molto grande. Diciamo che la legge di stabilità parla la scorsa parla di obbligo ancora solo per beni e servizi. Quindi i lavori non sono obbligatori sul mercato elettronico per quello che dice la legge di stabilità, ma per tutta una serie di poi disposizioni combinate, diciamo che il ricorso a procedure telematiche per quanto riguarda i lavori di manutenzione ordinaria è obbligatorio da parte delle stazioni appaltanti e quindi diventa in questo caso necessario l'utilizzo del MEPA anche perché è l'unico mercato elettronico in cui sono stati in Italia in cui sono stati inseriti i lavori di Beh, manutenzione. diciamo anche altre in realtà mi pare Arca si sta Sì, ma non mi attrezzando sembra che ci siano con ancora i dei lavori di bandi manutenzione. di manutenzione. E per un comune inferiore a 400 abitanti la manutenzione dell'illuminazione pubblica si deve andare a Consip, giusto? La manutenzione dell'illuminazione pubblica sono lavori. No, allora, In questo scusate. caso non. Allora, manutenzione e illuminazione pubblica, sicuramente la signora si riferirà a servizio luce che noi abbiamo
Allora, diciamo che l'illuminazione pubblica e la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica sono presenti come offerta Consip sul sistema, scusate, sulla convenzione Consip di servizio luce, quindi stiamo parlando di convenzione. A memoria non mi ricordo i requisiti di ingresso, sicuramente sarà per punto luce, quindi non per abitante. Le suggerisco di andare sulla convenzione di servizio luce, scaricare il capitolato tecnico e vedere le condizioni di ingresso. Marina Bisson. Marina Bis invece è un po', diciamo, diverso il quesito, vediamo se possiamo rispondere ugualmente. Le linee guida approvate a fine ottobre da ANAC Sviluppo individuano titoli di studio restrittivi per le procedure di affidamento, diplomi tecnici, laurea e secondaria. In caso di adesione a convenzione CONSIP, valgono per i RUP gli stessi criteri delle linee guida ANAC, poiché la gara è già stata espletata a monte da CONSIP. Non occorre fare limitazione sul titolo di studio del RUP purché egli sia appunto ordinante, dirigente o funzionario. Io mi sento di dire che la norma sul RUP si applica in ogni caso perché il RUP non ha soltanto una competenza in fase di affidamento, ma anche una competenza in fase di programmazione, progettazione e di controllo. Quindi quei requisiti tecnici richiesti per questa professionalità devono essere mantenuti anche se si ricorre per l'affidamento, che ripeto è una fase del ciclo, diciamo, di acquisizione del bene, del servizio, del lavoro a una centrale di committenza. Claudio De Tiberis, stiamo un po' fuori orario, andiamo un pochettino avanti, vediamo. Cortesemente, volete indicarmi i riferimenti normativi all'interno della legge di stabilità per l'acquisto sotto i 1000 euro non obbligatorio in convenzione? Sì, certo, la legge di stabilità mi pare era 328, se non sbaglio, e i commi sono, aspetti un attimo, comma 502 e 503 della legge 208 del 2015, articolo 1. Sì, l'articolo 1, comma 502 e 503, che sì, esclude dall'obbligo di acquistare 1000 euro, i cosiddetti chiamati microacquisti. E dove siamo arrivati? Allora, Matteo come? Castelli. Ma sono tante le domande, ovviamente non riusciamo a rispondere, approfittando della gentilezza della dottoressa, faremo poi una risposta per iscritto, dandoci un Ok. po' di tempo per elaborarle. Capita spesso che alcuni fornitori offrono beni non previsti nel bando a cui hanno aderito. È lecito acquistare detti beni offerti nel mercato elettronico? Io non lo leggo. Alessandro. Ah, ok, sì, 19. 19. Allora, sì, non è un discorso che è lecito meno, il discorso è che non sono né vendibili né tantomeno acquistabili, quindi trattasi di offerte anomale. Quando il fornitore inserisce qualcosa che non è previsto ai nostri capitolati tecnici, vi chiedo la gentilezza di segnalarlo a Consip tramite acquisto, tramite filo diretto col programma, tramite call center, scrivendo direttamente alla mail del bando. Purtroppo capita, l'utilizzo del mercato elettronico deve essere un utilizzo responsabile da parte di tutti, nel senso che sia l'amministrazione sia il fornitore sottoscrive le regole di procurement e quindi le regole di funzionamento del mercato elettronico all'atto di abilitazione. Se uno degli attori, tutti noi, quindi Consip, gestore del sistema, fornitore e amministrazione, in qualche modo violano queste regole, succedono queste situazioni, insomma, sconvenienti. Comunque sì, quindi se l'offerta è anomala non c'è obbligo, ok? Quindi se per esempio il fornitore per assurdo ha inserito il calorifero all'interno del bando degli arredi e il calorifero non è compreso nel capitolato tecnico degli arredi, come amministrazione pubblica non lo dovete acquistare perché non è un articolo previsto da Consip. E Matteo Casali, come ci si deve comportare per l'acquisto di servizi sociali non facenti parte delle categorie merceologiche obbligatorie e non trovandosi sul mercato elettronico? Si può procedere tranquillamente come previsto dal codice appalti in base all'importo dell'affidamento o occorre comunque verificare sempre i canali elettronici? Si può procedere, non è visto che. Secondo me si può procedere attraverso procedure ordinarie nel caso in cui non sia presente. Sì, nel Senso. caso in cui il bando dei servizi sociali Analogo. non abbia la categoria che serve al signore in questione, quindi perché mi sembra che sui servizi sociali noi abbiamo assistenza per gli anziani e asili nido.
Se dovessero esserci ulteriori Servizi educativi, fabbisogni, c'è altro tipo di servizi, allora livelli il esclusi, bando non eccetera. c'è, il bando sul mercato elettronico c'è, quindi il mio suggerimento è andare a vedere all'interno del bando il capitolato tecnico per vedere di quali servizi si tratta. Se sono servizi che non sono contemplati dal capitolato tecnico dei servizi sociali, si va fuori. Diversamente si fa RDO all'interno del mercato elettronico. E se è un comune comunque inferiore a un comune non capoluogo, può Certo. farlo direttamente ma solo Ah aggregandosi. beh, certo, sì. E Maurizio Martinetti, siamo un piccolo comune e vorremmo affidare servizi per piccole manutenzioni edili da elettricista e idraulico per aumentare presunto anno di 5.000 euro ciascuno. È possibile ricordare a me per queste categorie come dovrei comportarmi laddove la gara andasse deserta? Allora, queste piccole manutenzioni, stiamo parlando di lavori, di Sono manutenzione. lavori questi, Quindi sono sì, è lavori. possibile sul MEPA perché abbiamo vari bandi, tra cui l'impianto, scusate, il bando sia di manutenzione edili e sia di manutenzione impianti. Che io sappia, contratti aperti non da codice non sono più previsti. Quindi, insomma, su questo ecco, direi di andare a controllare che cosa dice il codice in merito a questa tipologia di contratto, però è possibile fare il RDO sul mercato elettronico. Nel caso in cui la gara dovesse andare deserta, ovviamente è possibile andare fuori dal mercato elettronico. Sul discorso del perché la gara va deserta, dovrei aprire una parentesi che Sì, non. ma ci devono essere però imprese abilitate sul Le mercato imprese elettronico abilitate per sul mercato. consentire di rispettare sempre il criterio Esatto, della concorrenzialità, eccetera, anche se siamo sotto 40.000 sì, no, ma euro. sul mercato elettronico al momento abbiamo 14.000 domande di abilitazione già No, parlo sui abbastanza. lavori, Sui sui lavori, lavori. sui lavori. Sui lavori ci sono 14.000 domande di abilitazione che già sono state valutate, quindi 14.000, non 14.000 fornitori abilitati, perché sono magari 8.000 fornitori che però hanno effettuato nel totale 14.000 abilitazioni perché si abilitano a diversi bandi, ok? Quindi parliamo di domande di abilitazione. Quindi diciamo che la platea a mano dei fornitori di manutenzione si sta ingrandendo, questo grazie al passaparola delle amministrazioni, ma anche devo dire grazie a un grosso sforzo che fa Consip in collaborazione con le associazioni di categoria e con le camere di commercio. Stiamo promuovendo i bandi delle manutenzioni a tappeto sul territorio nazionale, questo proprio per garantire all'amministrazione i fornitori, perché diversamente, insomma, sì, si utilizza il bando, ma la gara potrebbe non andare a buon fine. No, anche perché potrebbe essere un meccanismo che poi alla fin fine porta a un affidamento diretto, perché uno prova a fare una procedura sul mercato elettronico per importi così bassi, non riceve delle offerte perché probabilmente le imprese abilitate non hanno interesse a svolgere quel servizio in quella località per importi così bassi, automaticamente poi, diciamo, diventa Ma c'è. necessario procedere se stiamo sotto 40.000 euro anche un affidamento diretto, Sì, ma si può insomma. fare l'affidamento diretto mediante trattativa, cioè sui lavori di manutenzione non c'è il catalogo, perché Senza ricorrere però, ripeto, al mercato elettronico. allora, Cioè, uno dei sì, motivi per proprio, cui allora, si può diciamo. motivare il ricorso sotto 40.000 attraverso un affidamento diretto potrebbe essere quello: non ho trovato sul mercato elettronico qualcuno disposto a fare queste attività. Allora, diciamo che l'affidamento diretto sul mercato elettronico si può comunque fare mediante la trattativa diretta. Casomai è che nessuno mi risponde neanche tramite trattativa diretta, cioè il fornitore che io ho interpellato non mi risponde. Allora, cioè sono questi i casi in cui magari uno va fuori. Allora, premesso che comunque non è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico, se non però per quel discorso della manutenzione ordinaria prevista dal codice, io sì vado fuori se la gara mi va deserta. Però, ripeto, per piccoli importi non è necessario fare la RDO, posso anche individuare un fornitore e poi fargli la trattativa diretta sul MEPA Cioè, anziché ma andarglielo a posso fare farla fuori. abilitare? No, il punto Certo, è facendola abilitare certo. contestualmente sul mercato Certo, elettronico, io l'ho cioè fatto. individuo, diciamo, la norma consente di affidare direttamente sotto i 40.000 euro. Faccio un'indagine di mercato, individuo un soggetto, prima di stipulare il contratto gli dico di abilitarsi sul mercato elettronico. È l'iter
più corretto possibile. Cioè, il discorso è, non è che perché c'è l'obbligo di ricorso al mercato elettronico dettato da una norma piuttosto che un altro, il fornitore smette di parlare con l'amministrazione. È possibile appunto che lo individuo con indagine di mercato fuori mercato elettronico, dopodiché gli dico: senti, io per questo motivo, per questa norma, devo ricorrere al mercato elettronico, abilitati. Il fornitore disabilita e gli fa un affidamento diretto mediante trattativa diretta del mercato elettronico sul MEPA. Chiuso. Ok, io direi mi dispiace, insomma, ma dobbiamo chiudere. Rimangono altri quesiti nevasi Devo provare. che li pubblicheremo per iscritto, se è Vabbè. d'accordo. Ok, va bene per me. Va bene, allora io a questo punto niente, ringrazio la dottoressa Celleri per aver partecipato. Grazie, grazie a voi dell'occasione. È stato sicuramente un intervento, un incontro proficuo, interessante. Credo che ci saranno altre occasioni di questo tipo. Noi continueremo con il nostro programma, che in questa fase è un programma molto specifico sugli argomenti, ma al tempo stesso non ha ancora quei caratteri di dettaglio che qualche ascoltatore richiedeva prima per quanto riguardava le domande. Stiamo seguendo, diciamo, un iter. Fino a dicembre andiamo avanti con l'illustrazione di argomenti specifici. Dopo dicembre stiamo mettendo a punto un programma un po' più di dettaglio per andare incontro alle esigenze delle varie amministrazioni. Per il momento vi ringrazio per la partecipazione, non so se ringrazio la dottoressa Celleri e Grazie a Consip voi. Anche per la partecipazione. Prego, Francesco. noi a nome dell'IFA ringraziamo la dottoressa Cilepi e il dottor Lucidi. Ricordo a tutti gli utenti che il materiale didattico, quindi le slide del dottor Lucidi e della dottoressa Cilepi saranno a vostra disposizione insieme alla registrazione già da domani sul sito IFEL, per cui già da domani mattina potete consultare tutto il materiale. Grazie a tutti e arrivederci ai prossimi appuntamenti. Arrivederci.